Allora, andiamo in Puglia, andiamo a salutare. Buongiorno, Ermanno Acquaviva. Non ti sento, il bello della diretta. Adesso il microfono prova. No, nemmeno adesso. Provo un attimo, prima funzionava, adesso no. No, non ti sento, non arriva il microfono. Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare. Pronto? Senti. Oh, adesso sì, perfetto, ce la facciamo. Ecco. Grazie, Buongiorno, buongiorno. Ermanno. Sono felice di essere qui con voi stamattina. Spero di non annoiarvi alla causa. Benissimo. Allora, Ermanno, dicevo, esperienza di lunga data nell'ambito del real estate. Intanto, diciamo, partiamo con l'iscrizione di tutto il tuo percorso nell'ambito immobiliare e quindi come mai hai iniziato a fare agente immobiliare? Ogni giorno ne sento una diversa di come uno ha iniziato e quindi sono curioso anche di sentire come mai tu hai iniziato, quando hai iniziato, qual è stato il tuo percorso evolutivo in questo tipo di attività, di professione. Nel lontano 90, in estate, un amico di New York era agente immobiliare, aveva più di 30 consulenti all'epoca su New York, e lui con enfasi di questa attività e mi spronava a dire: guarda, questo è il futuro. Ma io in quell'epoca facevo il geometra, ed ero l'alto di una grossa impresa, facevamo lavori pubblici, quindi mai per lavoro, perché mi trovavo anche bene. Però nella stessa estate, visito dal nord, che lavorava già da più di 10 anni in un famoso, e anche lui mi parlava con la stessa enfasi di questa attività. La cosa mi ha incuriosito. Durante il percorso lavorativo mostravo sempre un po' di attività, fino al punto che Tangentopoli ci diede quella opportunità di cambiare pelle, cambiare lavoro, costringendoci e mi ritrovai, come dire, ad avere quel tempo che prima non avevo. Formai e riuscii dopo 3 anni finalmente a fare il corso da agente immobiliare. Quindi per 2 mesi andavo a pescare 2 volte alla settimana, feci un bellissimo mattina, mentre provavamo il collegamento, ho notato che dietro c'è proprio l'attestato di quando feci quel corso alla ISFOR del dottor Mastrogola a Pescara. Un corso che ho consigliato anche a colleghi ragionieri che avevano, senza neanche fare il corso all'epoca, e che continuamente mi telefonavano perché volevo degli aiutini, e io gli consigliai di andare a fare questo corso, perché con quel corso saremmo sentiti per altre cose e non per dei suggerimenti. E mi hanno sempre ringraziatissimo. Quindi riuscii subito a fare, nel 95, Camera di Commercio, cioè mi iscrissi subito. Il passo successivo, dopo fu 15 giorni, esame in Camera di Commercio a Pescara, esame in Camera di Commercio a Foggia, alla FIAIP. La chiave di volta per me è stata la FIAIP, l'opportunità di conoscere dei colleghi meravigliosi che mi hanno accompagnato in questo fantastico mondo dell'immobiliare. E professionalità, secondo me, a loro tutto quello che era il loro modus operandi, la stessa agenzia, ma solo vivendo le esperienze federative, ascoltando, io ho assorbito come una spugna, e in maniera fisiologica mi sono portato a seguire anche una carriera, tra virgolette, federativa, ovviamente, e quindi ho fatto tutta la trafila, 2 volte il presidente provinciale a Flabat, ho fatto il segretario regionale in Puglia, poi sono diventato presidente
presidente regionale in Puglia, che hanno ho deciso volontariamente, diciamo, di fare il semplice associato, anche perché bisogna anche cambiare la prospettiva del proprio mondo per capire. E quindi oggi godo dell'attività federativa da un approccio dal pulpito, ascolto gli altri, do dei suggerimenti, a volte apprezzati, a volte magari ignorati, non lo so, però sono sempre con il cuore, con passione, e quindi difficilmente possiamo avere anche delle visioni diverse di vedere le cose. Credo che tu apprezzerai la mia idea, perché viene fuori dal cuore, non viene che debbo, come dire, toglierti la sedia da sotto il sedere. Beh, come si sa, è difficile accontentare tutti sempre, no? E quindi ognuno di noi cerca di fare il meglio, senza nessuna presunzione di poter insegnare, ma dando semplicemente i propri consigli, grazie all'esperienza di diversi anni. Quindi assolutamente un percorso interessante che in quel caso è stato proprio è derivato da una situazione economica, da una situazione sicuramente difficile in cui bisognava reinventarsi, e quindi da lì è stata, diciamo, la tua partenza. Senti, racconta un po' per chi non ti conosce, in che zona operi e qual è il tuo contesto? Allora, io vivo il lavoro, anche se mi trovo nella provincia di Barletta, Andrea Trani, Foggia e Bari. Quindi mi trovo vicino al mare, ma non sul mare. Forza, non sono uno specialist in un determinato settore, ma devo aziende agricole, al turistico, al residenziale, al commerciale, all'industriale. Non ho la possibilità di potermi concentrare in un settore specifico. A volte può essere negativo, a volte è un fattore positivo, perché ti perde un po' anche di tutto, perché non sai mai chi si presenta per quale richiesta, insomma. Quindi sono stato a formarmi in quasi tutti i settori della nostra attività. Ho una bella esperienza e continuo ancora a collaborare per quanto riguarda gli NPL. Iniziai con SIB, Servizi Immobiliari Banche, Capital Fondiario, poi diventavo Dovalio, Dobank. Ho lavorato forse anche un po' di più con Mirko Frigerio, con Anastasi. Sono stato il loro referente territoriale da Bari a Foggia per supporto. Quindi ho masticato anche in quello che sono le aule di tribunale, quelle saldi e stralcio delle posizioni incagliate. E ancora oggi mi chiamano da Milano, da Trieste, per fare delle valutazioni o fare per quanto riguarda anche grosse operazioni. Bene, senti, quindi sei un agente immobiliare trasversale, questo sicuramente per l'esperienza, ma anche grazie anche al tuo lavoro precedente, ovviamente, quindi la conoscenza tecnica vera e propria, che talvolta manca agli agenti immobiliari, no? Che quindi è quella formazione del geometra, no? Tantissimi ragionieri, alzo la mano, sono il primo che ha fatto domanda e ha ottenuto la licenza, quindi ero in quella fase, dopo, come tu hai detto, ho dovuto rincorrere a studiare in continuazione, no? La zona dove tu operi, che tipo di zona, nel senso, che tipo di pubblico hai, che tipo di clientela, di utenza? È una clientela nazionale oppure si amplia anche a livello internazionale? Diciamo che prevalentemente i miei clienti qui sul territorio, anche se spesso mi ritrovo a trattare immobili che è emigrata e che non ritornerà più, e quindi di qualche figlio magari di emigranti che vogliono
seconda casa qui sul loro territorio. Quindi mi ritrovo anche a fare l'avvicendare su alcuni immobili, ma prevalentemente diciamo che sono giovani coppie che vanno a costruire un nuovo percorso, a costruire una nuova famiglia, e quindi ritrovo anche a dover valorizzare alcune situazioni di recupero, anche di sono chiusi da parecchio tempo, insomma. Tempo fa, devo dire, parlando con Ermanno in una delle nostre lezioni di condivisione con i nostri agenti, si parlava di come fate ad attrarre dei lead, quindi dei contatti, no? Allora, come cercate nuovi immobili, che cercate come nuovi clienti. Ermanno conosce l'ANSA e dice, no, a me venga direttamente da me quel passaparola. E non era una battuta, è la verità, perché Ermanno nel suo territorio, con gli anni di esperienza, ma a volte non bastano gli anni di presenza sul territorio, dipende dalla qualità del servizio che si dà. Ermanno è uno di quelli in cui le persone veramente lo vanno a cercare per comprare o per vendere un immobile, perché oramai nell'ambito della sua area si è fatto, come si dice, un certo nome. Ma non solo perché è presente da tanti anni, ma proprio per la qualità del servizio. Raccontami un po' questo fatto che, insomma, oggigiorno tutti impazziscono da dove prendere i lead con i social, non social, campagne, eccetera, personal branding, eccetera. Tu, tac, dici, ma no, a me arrivano. Io, per la verità, ora che raccontavi questo aneddoto, mi scusa che spesso la gente quando c'è immobiliare, per quindi spesso mi capita, sai, quell'immobile che hai in via Marconi, numero, non ho nessun immobile. Come? Ho visto il cartello tuo, immobiliare, sì, non sono io, è l'altro collega che si trova lì. Quindi vai lì e vai a chiedere, immobiliare, non sei tu immobiliare. Ho detto, guarda che siamo in cinque, non sono l'unico. Quindi quel cartello, non, questo è una delle tante, perché sono stato uno dei primi a dover educare. Quindi la gente col passare del tempo ha individuato, anzi all'inizio mi confondevano anche l'agenzia immobiliare con l'agenzia Vedovo, che venne a chiedermi se io potessi occuparmi di trovargli la persona, sua moglie non voleva essere di piso alle nuove. E dice, guarda che io non sono un'agenzia matrimoniale, ma un'agenzia immobiliare, mi occupo solo di compravendite immobiliari. Ma io lo dicevo, mi dicevo, no, vai lì, un'agenzia matrimoniale, ti farà trovare moglie. Quindi per dire tutto, veramente, sfoltire molto quello che era un falso pensiero, perché l'agenzia immobiliare non esisteva, esisteva il mediatore di piazza, esisteva, si accontentava. Da quelli sono stati i veri competitor. Io ho 7 camicie per sradicarli, ma sono stato persi perché erano molto più avanti come età, e quindi il buon Dio se li ha chiamati, altrimenti continuava. C'era un analfabeta, letteralmente girava con un blocco di telefono ed era il suo bigliettino da visita, strappava un biglietto dal blocco notes, ma non sapeva né scrivere né leggere, però aveva una memoria, soprattutto terreni agricoli, e avere la memoria dei terreni agricoli, superficie, qualità, caratteristiche, prezzo, chi era il proprietario, era una cosa fantastica. Io con questo ho sempre voluto conservare un buon rapporto, perché da ognuno si impara sempre qualcosa. Mi facevo la guerra, che rimproveravano chi mi dava l'incarico, ma sei andata, perché sei andata in agenzia l'8%, io prendo solo 1 milione. Questi erano, costruivano alle mie spalle, però io li ho sempre rispettati per il loro ruolo, perché rappresentavano, bene o male, svolgevano una funzione sociale. Se il mercato lì c'era, giusto che esistessero. Quindi stava a me dimostrare al mercato che io potevo essere
meglio di quello che loro facevano con questa, antenavano dei contratti con dei problemi e poi si rivolgevano a me per risolvere. Era la vera sfida per dimostrare che c'era una differenza tra me e loro. Loro potevano, come dire, di contatti, perché stavano da tanti anni sul mercato e quindi facilmente compravendere, perché quando hai la storia tu sai a chi gli serve quell'immobile, hai avuto, sai a chi proporlo, e questa è la forza di chi sta da tanto tempo sul mercato. Su questo mi erano vincenti. Dove io li ho sconfitti, tra vietà del servizio, perché io li portavo dal notaio già qualificati, il notaio, senza fargli perdere soldi e tempo. Senti una cosa, prima di passare un po' a XP, perché dopo tutta questa evoluzione, insomma, sicuramente dai sensali XP, cioè passa il mondo, insomma, passa una galassia. Però, visto la tua visione anche da uomo di federazione, e quindi soprattutto per quando poi ho cominciato a conoscerti, salutimi quello, salutimi l'altro, cioè a seconda, insomma, venendo dal Friuli, no, le conoscenze dei vari presidenti della FIAP in questo caso e così via, quindi sicuramente hai questo percorso storico in te. Come hai visto l'evoluzione del nostro mestiere? Lasciamo stare i sensali, che sappiamo c'erano, ci sono ancora pochissimi nei paesi, più una cosa di paese ovviamente, terreni agricoli come giustamente dicevi e così, ma diciamo sono quelli che hanno interpretato al meglio il nostro lavoro, perché poi siamo arrivati noi belli bellini, computerino, stiamo in ufficio, aspettiamo il cliente, no? Ma invece cosa accade? Parlo di quando abbiamo iniziato, almeno io negli anni 2000, insomma, no? Cioè le agenzie, insomma, si apriva sempre di più, tutta questa figura professionale e così via. Loro facevano il vero mestiere su strada, perché il nostro lavoro poi alla fine è quello di stare in contatto con i clienti. Magari mettevano su qualche chilo stando in bar, eccetera, a forza di tagli di vino, insomma, di bicchieri. Però, ecco, come hai visto questa evoluzione nel tempo, anche a livello così, a livello italiano, perché proprio a livello federativo, quello che gli agenti stessi cercano di fare per la categoria? Io, su tutto questo, penso che oggi ci ritroviamo con una evoluzione, un'ennesima evoluzione, così come quando c'è stato l'avvento di internet, quando sono arrivati i PC. Ricordo colleghi che erano restii alla tecnologia, non volevano il computer di mano, io li prendo, li porto al notaio, non è compito mio, è il notaio che deve. Io ho trovato chi mi dà da vendere, ho trovato chi mi vuole comprare, io li ho fatti incontrare, gli do l'appuntamento dal notaio, il notaio farà il compromesso, il notaio farà l'atto, loro sono problemi miei. Quindi da quell'epoca, dove gli incarichi si scrivevano con la macchina da scrivere, con l'olivetto, con la carta carbone e poi internet, c'è stato il primo passaggio epocale di quello che è la, diciamo, l'immobiliare, che ha cambiato completamente abito, quindi l'agenzia immobiliare con il back office, l'acquisitore, il venditore, tutte queste figure che si sono sviluppate pian piano, creato, diciamo, la struttura dell'agenzia immobiliare. Oggi con XP, secondo me, di nuovo quella cambio pelle, che dovrebbe soprattutto dovrebbe dare l'opportunità alle giovani leve di entrare facilmente, perché sono già portati tecnologicamente a interagire con i social piuttosto che con smartphone, cosa che, se andiamo a trovare un collega della mia età, difficilmente riesce a seguirci in questa logica. E già io, che sono sempre aperto a tutto quello che è innovativo, spesso ho il fiato che siete, come dire, un bulldozer che macina lavoro e attività giorni. Certe volte io dico, ma ogni tanto faranno pure gli agenti immobiliari, no, no,
azione, di riunioni, di contatti, di attività iperattivi, e io per questo ve ne sono anche grato, perché almeno per quanto mi riguarda, sempre sul pezzo, io, come dire, sono un po' che finisce un evento XP, perché so che non ho buttato via del tempo, ho in nuovo. C'è sempre una pillola che io prendo quotidianamente per fare di più, senza adagiarmi, perché quando non hai un calendario puntuale, tendenzialmente l'uomo è portato anche a mettersi in una condizione di comfort, cosa che invece da quando sono con voi un attimo di tregua, insomma. Sì, infatti abbiamo cominciato a portare... Non abbandono. Abbiamo cominciato a portare dello stress da questo punto di vista, andando a impostare in maniera automatica le agende dei nostri agenti. Ovviamente è nostro compito quello, perché proprio fa parte della nostra offerta commerciale, proprio quella di fare tanta formazione. Poi in Italia ci teniamo ad aumentare questa formazione già di default, diciamo di XP, con incontri nostri che vengono fatti proprio sulle esigenze di quelli che sono gli agenti, e quindi cercare sempre di integrare il tutto. Ora, hai introdotto tu stesso EXP, raccontaci come da un lato sei venuto a conoscenza, chi insomma te l'ha presentata, e ecco, qual è stata la molla che hai detto, ho fatto 30, ho fatto 31, a questo punto siamo già al 32 con XP, perché andiamo oltre come situazione, visto anche già la tua esperienza, perché insomma da uno che lavora nella maniera diciamo più classica, come facevano i sensali, cioè con il passaparola addirittura, no? Tutta questa tecnologia, ho capito che insomma tu la formazione non la molli mai, e questo devo dire che lo vediamo sempre presente ai nostri eventi, anche tutti i miei webinar che ogni martedì faccio, come stasera, ti vedo frequentissimamente, anche senza la necessità di essere, però anche l'altra volta è stato piacevole, abbiamo parlato poi durante il webinar tre quarti d'ora dopo di scambio di esperienze, ed è stato sicuramente uno scambio molto interessante. Ecco, come sei venuto a conoscenza e qual è quella caratteristica che hai detto, ma sì, perché no? Entro dentro in XP perché mi piace cosa? Allora, l'anno scorso da Miami un amico, il figlio di un mio amico che vive da qualche anno e faceva il direttore in un locale, un bar, forse un bar ristorante. Mi chiama, dice: "Ermanno, mi manda un messaggio, quando ti posso chiamare, ti devo parlare di una cosa interessante." Fissiamo l'appuntamento, ci vediamo praticamente con Zoom. Guarda, io ho deciso di cambiare lavoro perché qui il mercato immobiliare è schizzato alle stelle e offre tanto. E sono entrato in una struttura che io ti invito a conoscere e magari ad entrare. E che struttura è? E mi ha parlato di XP. Però, sai, fatto il barman e oggi mi dice: "Vieni con me, andiamo a conquistare." Sono nato ieri. E allora ho preso questa notizia. Dopo qualche mese, il buon Armando Sacco, la goccia, a rompere la roccia. Fino a che: "Armando, non ti voglio più sentire. Entro anch'io in XP e vedremo." E a dicembre ho deciso di entrare, spiazzando anche Armando, perché continuavano, vedrai che poi a dicembre ho detto: "Guarda, ora o mai più." E sono convintissimo che c'è ancora da soffrire, però ci sarà un ritorno, no, per tutti noi che abbiamo creduto mostruoso, perché mi rendo conto ancora oggi che quelli che sono quei colleghi che li vedo sul pezzo non conoscono XP, e questo è grande. Nel momento in cui tutto il mercato immobiliare conosce, sa
Abra che esiste, XP offre, è secondo me, non perché ci sono io, apprezzeranno e vorranno entrare, diventerà una come dire, un supersonico. Oggi è un biplano che sta cercando, come dire, di, stiamo volando, ma stiamo volando basso, perché per questo motivo, perché da poco del noviziato di tutto quello che è nuovo, ed è giusto che, però, se resisteremo, secondo me non ci sarà, gli altri non hanno solo perché, come dire, XP è la vedo come il futuro, ho una struttura con un altro nome che avrà fatto il copiato di quello che è XP. Beh, allora su ti posso garantire che su resisteremo, più che resisteremo ci siamo, e quindi sicuramente l'azienda non oltre, non solo mantiene le sue posizioni, ma come sai stiamo sempre aprendo nuovi paesi. Abbiamo fatto tutto lo sviluppo nel periodo di pandemia, quindi siamo partiti nel momento più tragico ovviamente anche del mercato. Adesso, nonostante la crisi anche che ha toccato gli Stati Uniti, comunque stiamo comunque performando. Sì, è normale che un'azienda come la nostra, che non ha una presenza fisica, quindi tangibile, che uno può toccare con mano, che vede un'insegna, faccia un po' più fatica nell'ambito di essere riconosciuta o conosciuta sul territorio nazionale, perché ovviamente ci si basa esclusivamente sulla comunicazione attraverso l'advertising, i social e soprattutto poi anche attraverso il passaparole degli agenti. È normale poi che in una fase come questa, in cui ci sono negli ultimi 3-4 anni sono entrati molte aziende di diverso tipo, soprattutto dall'estero, quindi che hanno stabilito l'attività in Italia, arrivando o da altri paesi europei o da altri paesi oltre oceano, è normale che la nostra categoria, sempre molto refrattaria, tu penso me lo puoi confermare, ai cambiamenti, vedere e trovare un'azienda in cui non hanno presenza di uffici, gli incontri sono tutti nel metaverso, ma come ci si trova con questo avatar, eccetera. All'inizio sicuramente si fa molta fatica a livello di comprensione, però quello che posso tranquillamente dire, senza dover dare dei numeri, ho visto che una volta introdotti, avendo diciamo, tutti i tools, ho cominciato a frequentare, hanno cominciato assolutamente a produrre dell'ottimo fatturato, perché proprio il modello, la proposta di valore, il modello di business XP è proprio calibrato sul nuovo modo di essere agente immobiliare. Quindi è bello di dare agli agenti quella libertà di avere una maggiore qualità di vita, da poter lavorare ovunque loro siano in una presenza territoriale, di essere trasversali. E quindi è normale che... Se posso, prego. Se posso dirti la mia, secondo me gli agenti che siano under 40, perché chi sta oltre i 40 è più refrattario a cambiare pelle, a acquisire le nuove metodologie. Io, questa non è una critica né un appunto, però un paio di telefonate da colleghi che mi conoscevano anche di nome, dove loro volevano coinvolgermi nella loro negatività. Io ho detto: guarda, che non è extensioni, perché o tu sposi in tutto quella che è la logica, che è la filosofia, goderne dei risultati e dei frutti, altrimenti, come dire, hai sbagliato. Quindi probabilmente è meglio che fai un passo indietro, perché non riusci a convincermi della tua negatività. Se tu sei refrattario ad acquisire delle nuove, non puoi pensare che gli altri stanno sbagliando o XP che è fuori mercato, sei tu che sei fuori dalla logica di mercato, perché come sei negativo su questo discorso e su altri discorsi innovativi. Quindi è questo più grande di me, che magari ci ha messo il naso e dopo neanche un mese è già andato via, o se è scappato
continuano ancora a starci dentro. Ma sai, è un po' tipico anche di noi italiani, se non conosci bene una cosa e non riesci, è molto più facile criticare, ok? Che dire, beh, forse magari non è per me, no? E soprattutto poi in Italia non siamo capaci di prendere, ok, ho valutato, magari non è adatta a me la situazione, a me. No, bisogna parlarne in giro per autoconvincersi. Sentono il bisogno, come dire, di avere il contro che sono, che non sono loro che sbagliano, ma è sbagliato il mondo che mi circonda. Io sono stato poi diretto perché non posso stare lì mezz'ora per le eresie che vengono dette. Insomma, allora, Ma sì, guarda, capita. non fa per te e ti conviene anche, come dire, fare un passo indietro. Dietro, non è una. Ah Ma in sì. questo fa parte anche di noi nell'ambito del gruppo responsabile dell'Italia, che nessuno è costretto, non facciamo nulla perché qualcuno debba rimanere all'interno, perché o ti senti tu, io dico sempre, no? Come i clienti quando vanno a vedere una casa, la casa è come un vestito, una giacchetta, no? Appena lo provi, appena sei dentro, senti subito se è tua. E quindi anche un ambiente di questo tipo, o sei proprio che fa parte del tuo modo anche di vedere, di lavorare, cioè quindi capire come la filosofia della collaborazione, della condivisione di informazioni, di utilizzo della tecnologia, di essere aperto mentalmente, bene. Se invece sei chiuso e dici no, l'immobile li tratto solo io, devo sempre avere la doppia mediazione, eccetera, eccetera, è normale che siamo in una situazione in cui no, va un po' a scontrarsi su quello che è la collaborazione vera e propria all'interno del modello di XP. Ma questo nulla di tragico è sempre stato e sempre ci sarà, insomma, no? Sono come quelli che nel tempo passato non hanno accettato il modello di franchising per vari motivi. Insomma, il bello un po' è questo. È normale che poi ogni azienda nel tempo, dopo aver preso e inserito al suo interno magari anche persone che non erano proprio adatte, ci sia una selezione naturale, come hai detto tu all'inizio, no? Quindi una selezione naturale di persone dove poi dalla quantità emerge la qualità e cominci dopo a performare molto bene, ma è quello che sta succedendo attualmente noi in XP, in cui continuamente stanno entrando persone di qualità e nel tempo sono uscite persone che, quindi parlo dal lato professionale, mai sulla persona ovviamente, ma che insomma avevano poco a che fare con la filosofia di mentalità per poter operare in una determinata maniera all'interno della nostra struttura, insomma, ecco, questo è, ma nulla di nuovo, voglio dire, questo succede in ogni paese, insomma, ognuno deve cercare di trovarsi bene nell'ambiente, così tutti poi riusciamo a collaborare bene. Senti, Armando, allora io ti ringrazio molto per la chiacchierata di oggi, ci hai dato questo percorso storico anche di quello che è l'attività di agente immobiliare. Ermanno è nella bellissima Puglia, zona comunque apprezzata da tutta l'Italia e comunque da tutto il mondo. Trovate Ermanno all'indirizzo email ermanno.acquaviva@xpitaly.it, lo trovate sul nostro sito, quindi insomma è facilmente raggiungibile per qualsiasi informazione. Ti ringrazio molto e ti auguro una buona giornata. Ci vediamo al nostro prossimo incontro formativo, allora. Grazie a voi.